Per realizzare il vostro, la prima cosa è o parlare oggi esistono svariati modi per trovare lavoro e per farsi notare da headhunters o recruiters, il curriculum resta lo strumento base, principale, intramontabile, must have per essere selezionati. Ecco quindi che un curriculum fatto bene, efficace, magari anche per certi versi un po' personalizzato, può veramente aumentare le nostre possibilità di essere presi in considerazione e quindi chiamati per un eventuale colloquio di selezione più approfondito. Infatti nel video di oggi volevo farvi vedere proprio come ho realizzato il mio curriculum, che in prima battuta ho creato con l'aiuto di esperti di risorse umane, l'ho creato durante l'università, poi adesso ovviamente è stato aggiornato sulla base delle nuove esperienze lavorative, nuove competenze acquisite, eccetera eccetera. Però diciamo che il format è rimasto più o meno lo stesso e devo dire che in questi anni mi ha aiutato tantissimo a essere selezionata per lavori ovviamente nel mio campo della comunicazione. Però la cosa bella di questo format è che comunque si può adattare a qualsiasi ambito lavorativo e in più è anche un buon format per chi è proprio alle prime armi, cioè chi non ha tantissime esperienze lavorative da inserire, perché comunque permette anche di valorizzare quelle che sono altre esperienze come appunto la formazione, progetti svolti, Erasmus, eccetera eccetera. Comunque adesso vi faccio vedere. La prima cosa che vi volevo dire, anzi, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un like al video se vi è piaciuto, lasciare un commento di supporto che mi fa sempre tantissimo piacere leggere i vostri commenti e condividere il video con amici e nemici che pensate che possano essere interessati a questo tipo di argomenti. Visto che qua sul mio canale parlo spessissimo di lavoro, crescita professionale, crescita personale, eccetera, fatemi sapere nei commenti che cosa vorreste vedere nel prossimo video. Ho una vaga idea perché volevo farne uno sulla lettera di presentazione, che è una cosa che va abbastanza di pari passo al curriculum, però ditemi voi, insomma, cosa vi piacerebbe vedere. Bene, adesso cominciamo con il video. Lo strumento che andremo a utilizzare oggi per realizzare il nostro curriculum condiviso è Canva, che è uno strumento gratuito, basta solo registrarsi. Si può anche sottoscrivere un abbonamento premium per avere delle features in più. Io ce l'ho perché mi serve per fare poi le thumbnail di YouTube, eccetera. Comunque io Canva lo uso per fare un sacco di cose, ma per quello che faremo oggi ci basterà l'abbonamento gratuito, quindi olé, perfetto. E un'altra cosa che mi piace tantissimo di Canva è che permette di applicare quel giusto grado di personalizzazione che è molto apprezzato soprattutto per i settori di mercato più creativi come può essere la comunicazione, la pubblicità, social media, content creation, marketing, product design, insomma tutte queste cose un pochino più creative. Altrimenti se la vostra idea è quella di fare un curriculum più standard va benissimo uguale. Oggi vi faccio vedere una via di mezzo, così siamo tutti accontentati. Mi tolgo la giacca perché fa ancora un caldo assurdo, pensavo facesse un po' più fresco, ieri sera faceva molto più fresco. Bene, adesso mi rimpicciolisco, ciao! Questo è come si presenta il mio curriculum, quindi incominciamo a ricrearlo. Per realizzare il vostro curriculum potete o partire da quelli che sono i template che vi mette a disposizione la piattaforma e ce ne sono comunque di davvero carini, oppure se siete un po' maniaci del controllo come me, preferite farvelo ex novo, comunque ispirandovi a un modello già reso disponibile da Canva, però onde evitare di fare mix and match tra 15.000 modelli, diciamo che mi tengo bene a mente il visual a cui voglio arrivare, ma lo faccio con le mie sante manine. Dunque, io ho scelto questa divisione su due colonne perché secondo me dà un'idea di ordine, anche se adesso non sembra per via di tutte queste righe per coprire le informazioni personali eccetera eccetera, però vi posso assicurare che quando poi verranno tolte queste brutte strisce grigie è molto ordinato. E un'altra cosa che io vi consiglio è di cercare di tenere il curriculum su una pagina sola, soprattutto se avete
meno di, non so, direi almeno 5 anni di esperienza. Farlo su 2 pagine è noioso, poi insomma chi deve selezionare perde l'attenzione, soprattutto se sono 2 pagine riempite di cose non necessarie, perché un'altra cosa molto importante da tenere a mente è che comunque nel curriculum ci deve essere scritta tutta la vostra vita, tutte le vostre esperienze, solo quello che è realmente pertinente all'offerta lavorativa per la quale vi state candidando. Ricreiamo questa banda che ho messo qua a lato e lo faccio inserendo semplicemente un rettangolo in questo modo. Bene, poi cambiamo il colore, questo è il mio colore predefinito di Canva, lo dovrò cambiare ma non importa. Allora, io ho preso il codice direttamente dall'altra parte, oppure ipotizzando che lo volessimo fare azzurro, ma questo azzurro forse è un po' troppo shock, possiamo prendere questa piccola tavolozza di colori, adesso non so in gergo tecnico come si chiama, e scegliere il punto di azzurro che ci piace di più. Dopodiché mettiamo la foto, che anche qua copierò e incollerò dall'altra parte, semplicemente per velocizzare un po' questo video. Però un'altra cosa che volevo segnalarvi è che tramite la sezione cornici potete eventualmente metterla anche in un cerchietto. Questo funziona in una maniera molto semplice, questa è la cornice, voi ci trascinate sopra la foto in questo modo e praticamente la fa sotto forma di cerchio. Sotto mettiamo il nome, questo è il font che ho scelto io. Per quanto riguarda il font vi consiglio di scegliere qualcosa che sia comprensibile e visibile soprattutto, potete scegliere qualsiasi font voi preferiate, però ecco, un occhio di riguardo verso la povera persona che deve leggere il vostro curriculum, se è tutto in corsivo non si capisce niente e con buone probabilità il vostro curriculum verrà un attimo messo da parte. Un'altra cosa che potete inserire sotto il nome è la professione. Io personalmente non l'ho messa perché il settore in cui lavoro io, la comunicazione, il fatto che ho esperienza in agenzia di comunicazione, mi fa avere, diciamo, delle competenze un po' trasversali, quindi potrei per esempio mandare il curriculum per una posizione di social media management. Però se sopra, cioè se sotto il nome c'ho scritto palesemente PR account o communication specialist o queste cose qua, magari non è particolarmente pertinente, potrebbe rappresentare un paletto, diciamo, in fase di selezione, mentre invece se chi fa la selezione si va a vedere le competenze, vede effettivamente che ho avuto esperienza in social media management. Però se quello per cui state cercando lavoro è una posizione specifica e corrisponde alla vostra posizione lavorativa odierna, diciamo, potete mettere anche quello. Spero di essermi spiegata. Mentre invece quello che io metterei sotto, e guarda caso è anche quello che ho messo, sono le informazioni personali. Per adesso ho copiato e incollato, mentre invece quello dopo magari vi faccio vedere come ho fatto le sezioni grigio scuro per dividere i sottoparagrafi della mia colonna sinistra. Per quanto riguarda le informazioni personali, quello che vi consiglio di inserire è dove siete nati, di dove siete e che cittadinanza avete. Poi passiamo alla parte di contatti. Allora, vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere come ho fatto questi separé, ed è esattamente lo stesso modo in cui ho fatto la colonna, cioè ho preso un rettangolino e l'ho fatto della misura, adesso non mi ricordo la misura esatta, però sì, è questa, e l'ho fatto diciamo della misura che più mi aggradava, e poi ho semplicemente inserito il testo qua, contact details, eccoci qua, e poi ho cambiato il font e la grandezza del carattere. E voilà, mentre invece per fare questa parte qua si fa praticamente la stessa cosa, si aggiunge di nuovo una cella di testo, la si rimpicciolisce, insomma modifica nel modo che si preferisce, e poi vabbè, chiaramente questo
ritorniamo al nostro font piccolino, anzi forse questo è ancora più piccolo, esatto, era un font 10. Nella parte dei contatti, tre cose fondamentali che volete mettere è il vostro domicilio, il vostro numero di telefono, il vostro indirizzo email e poi se avete magari qualche sito web, canale YouTube, come nel mio caso, insomma, altri link che volete inserire. Dopodiché mettiamo le competenze, vi ho già fatto vedere come fare i riquadri vari, quindi tornerò al mio copia e incolla per velocizzare questo video. Ecco, una cosa che vi volevo dire della parte delle competenze è di focalizzarvi sulle hard skills, quindi quelle che sono di fatto le competenze tecniche, lingue che conoscete, programmi del computer che sapete utilizzare, se sapete utilizzare i social, Excel, pacchetto Office, insomma, tutte queste cose qua. Se avanza spazio si possono mettere anche le soft skills, che però ho scoperto non essere particolarmente apprezzate in fase di selezione. Onestamente non ho capito bene il perché. Diciamo che se c'è poco spazio le tralasciamo. Se vogliamo fare un accenno si può fare, non verremo assolutamente scartati per questo, però dobbiamo dare priorità a quelle che sono le hard skills. Eventualmente un accenno alle soft skills si può fare anche nel profilo professionale che vediamo poi nella parte destra del curriculum. Questa parte è molto interessante se siete alle prime armi, non avete tantissima esperienza lavorativa, perché è la parte dedicata ai progetti, dove io ho inserito i miei progetti svolti in università. Ovviamente anche in questo caso non li ho inseriti tutti, ho inserito quelli che secondo me erano più pertinenti con quella che poi è la mia occupazione, anche per una questione di settore. Per esempio Chiara Ferragni Collection io l'ho inserito come progetto perché mi aiuta a comunicare che ho esperienza in questo senso nell'ambito moda e internazionalizzazione dei brand di moda. Passiamo poi al nostro lato destro. La prima cosa che inseriamo è il nostro profilo professionale. Questo è molto 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 importante da non confonderlo con la lettera di presentazione, che è tutto un altro paio di maniche. Però è molto importante perché rappresenta una chiave di lettura del nostro curriculum. Deve essere una sorta di sintesi di quella che è la nostra esperienza, di quelle che sono le nostre competenze, hard skills e soft skills, e insomma il perché saremo il candidato perfetto per questa offerta lavorativa. Questa è una cosa che tantissime persone dimenticano nei curriculum e che però è molto importante. Quindi noi ce la ricorderemo. Bene, per fare questa sezione, che cosa avevo fatto non me lo ricordo nemmeno più, avevo messo una striscettina, esattamente questa, e la metto dello stesso colore di questa sezione qua, quindi questo grigino. E poi vabbè, anche in questo caso ci copiamo e incolliamo quello che ho scritto. Dopodiché io ho messo le esperienze lavorative perché ho delle esperienze lavorative ovviamente che voglio mettere in luce. Se non le avete, qua andrà direttamente la parte della vostra diciamo formazione. Una cosa da tenere a mente quando si inseriscono le esperienze lavorative è quello di inserirle dalla più recente alla meno recente. Infatti qua io quella che ho coperto è la posizione che ricopro adesso. E un'altra cosa che io vi consiglio di fare è quello di mettere alcuni punti che spieghino effettivamente che cosa voi fate nel vostro lavoro. Anche qua, sempre in un'ottica un pochino strategica, cerchiamo di enfatizzare quelle che sono le
mansioni che ci fanno brillare un pochino di più, no? Cioè, per esempio, se io avessi un profilo molto PR tradizionale e volessi però lavorare solo ed esclusivamente come social media assistant manager, insomma quel che è, chiaramente quello che metterei in luce sono i progetti che ho fatto in ambito digital PR. E poi un'altra cosa che è sempre molto carina è quella di scrivere quelli che sono alcuni dei clienti che avete seguito in passato oppure che seguite adesso. E poi, appunto, come vi dicevo, siccome sto ampliando i miei orizzonti nel mondo del social media management, ho messo queste due esperienze lavorative che ho fatto come social media assistant. Visto che sono un pochino âgée, purtroppo, ho fatto anche altre esperienze lavorative in passato, per esempio nel settore del retail. Però non l'ho inserito in questo caso nel mio curriculum perché non è particolarmente pertinente a ciò per cui sto mandando il curriculum, quindi io vi consiglio sempre di fare una considerazione di questo tipo. Dopodiché facciamo la stessa cosa con il educational background, che sarebbe la nostra formazione. Se la formazione è il fulcro del vostro curriculum perché appunto non avete tante esperienze lavorative, quello che vi consiglio di fare è di non limitarvi a mettere il nome del corso di laurea, ma inserire per esempio alcuni corsi, alcuni esami che avete conseguito, che possano in qualche modo accertare, avvalorare le competenze che avete acquisito. Quindi io non l'ho fatto perché ho comunque delle esperienze lavorative che fanno ciò, però per esempio nella mia laurea triennale, magistrale scusatemi, ho fatto un esame di internal communication e se io comunque volessi aprirmi una porticina nel settore della comunicazione interna potrei mettere qua sotto una specifica esattamente come ho fatto per la parte delle esperienze lavorative. Ultimo, ma non meno importante, dobbiamo mettere sempre in fondo questa frasettina, che anche se si legge poco non è un problema, perché nessuno la deve leggere, deve solo accertarsi che ci sia, questa frasettina qua che sostanzialmente autorizza al trattamento dei vostri dati personali. E se non ce l'avete, non lo so effettivamente che cosa succeda, però penso che il vostro curriculum non possa essere condiviso, archiviato, quindi è molto importante averla. Bene, quindi questo è tutto quello che mi ero prefissata di dirvi in merito al curriculum, come realizzarlo in maniera efficace, che sia semplice, che sia intuitivo e che abbia anche quel giusto grado di personalizzazione, in questo caso grazie al nostro amatissimo Canva. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se avete delle domande, dei dubbi riguardo a ciò che vi ho mostrato. Fatemi anche sapere che cos'altro vi piacerebbe vedere qua sul mio canale. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale qua sotto. In descrizione vi lascio anche il link alla mia pagina Ko-fi se volete supportare la crescita del canale con un caffè simbolico tramite PayPal. Vi lascio anche i link a tutti i miei canali social, soprattutto TikTok, dove praticamente tutti i giorni parlo di università, lavoro, università, lavoro, università, lavoro, e anche lì trovate tanti consigli interessanti, soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro. E noi ci vediamo nel prossimo video.